Practice Law, avvocati in radio. Buongiorno da Terz'ultima Fermata, da Riccardo Radi e Vincenzo Giglio. Oggi insieme ad Enzo parliamo della relazione contenente i dati, le rilevazioni e le statistiche relative all'applicazione nell'anno precedente alla pubblicazione delle misure cautelari personali distinte per tipologie, che è stato finalmente pubblicato dal Ministero della Giustizia. Anzi, diciamo per la precisione, è stato divulgato, ma nel momento in cui stiamo registrando questo podcast ancora non è stato pubblicato sul sito del Ministero. E Terz'ultima Fermata ha anticipato, diciamo, la pubblicazione e ha diffuso i dati contenuti. Questa è pubblicità subliminale. Sì, questa è sotto sotto, è una piccola pubblicità. Anzi, direi niente affatto subliminale. Però diamo a Cesare quello che è di Cesare, visto che anche la Camera Penale di Milano ha richiamato Terz'ultima Fermata e ha pubblicato i dati che noi siamo stati i primi a diffondere, perché non farlo? Non può che farci piacere. Appunto. E diciamo quindi agli ascoltatori che questi dati sono dei dati fondamentali. Perché? Perché sono stati istituiti dalla legge del 16 aprile del 2015, la numero 47, che prevede appunto che il governo dovrebbe entro il 31 gennaio di ogni anno, e qui abbiamo la prima anomalia perché non viene mai rispettato questo termine, in quanto il governo dovrebbe presentare alle Camere una relazione. Questa relazione viene sempre però presentata appunto con molto ritardo. Non solo, ma questa relazione non contiene in realtà tutti i dati che dovrebbero i tribunali, quindi i vari distretti, i 26 distretti delle corti di appello della penisola, dovrebbero mandare i dati completi al Ministero. In realtà ogni anno si nota che la percentuale dei tribunali che invia i dati è sempre una percentuale oscillante tra il 70 e l'80%. Quest'anno abbiamo raggiunto l'80%. Questi dati sono fondamentali perché? Perché ci permettono di verificare il numero delle misure cautelari che sono state applicate nell'anno 2022. Non solo, ma ci permette anche di analizzare le ingiuste detenzioni che sono state indennizzate dal MEF, e naturalmente sono dei dati secondo me fondamentali. Io adesso passo la parola ad Enzo, che ci entrerà più nello specifico per quanto riguarda i dati che sono stati pubblicati. Sì, grazie Riccardo. Inizierei dalla metodologia del monitoraggio, che ovviamente traggo dalla stessa relazione. Siamo informati che il Ministero si serve della sua Direzione Generale degli Affari Interni per la raccolta dei dati, e lo fa attingendo all'SICP, acronimo per Sistema Informativo della Cognizione Penale. Ma per stessa ammissione dei redattori della relazione, questo sistema è prioritariamente rivolto a soddisfare le esigenze di gestione amministrativa proprie dei procedimenti penali e non ha finalità statistiche. Difatti, si aggiunge ancora, i dati vengono estratti dalle cancellerie delle sezioni GIP e dibattimentali tramite apposite query presenti sul SICP ed inviati al Ministero in formato Excel, ove vengono successivamente elaborati e trasfusi per ogni singolo ufficio in dettagliati prospetti riepilogativi, posto che i dati inviati in formato Excel non sono immediatamente fruibili, essendo costituiti da matrici alfanumeriche e di grandi dimensioni. Tutte queste parole per dire che ci troviamo di fronte ad una debolezza strutturale, posto che si attingono dati ad una fonte che non è nata né è stata immaginata per finalità statistiche, e che impone a chi estrae i dati di rielaborarli con tutti i rischi di errore connessi. Ancora, un altro dato interessante che già era stato messo in evidenza da Riccardo è il tasso di risposta degli uffici giudiziari. Ha risposto per l'anno 2022 l'80% dei tribunali interpellati. Ora, è sicuramente una percentuale significativa, ma continuiamo, almeno noi, a non comprendere come sia possibile e tollerato che uffici pubblici si sottraggano ad un adempimento obbligatorio per legge e nessuno venga chiamato a risponderne.
Entriamo adesso nel cuore dell'analisi dell'attività di raccolta di dati e passiamo all'oggetto diretto della relazione, cioè le misure cautelari. Sappiamo quindi che nel corso del 2022 sono state emesse 81.568 misure cautelari personali di tipo coercitivo. Erano state 81.102 nel 2021 e 82.199 nel 2020. Quindi i dati dell'ultimo triennio, cioè 2020-2022, sono estremamente omogenei dal punto di vista numerico. Andiamo adesso alle percentuali per tipologia di misure. Il podio è occupato dalla custodia cautelare in carcere, che incide per il 30,2% del totale. Poi seguono gli arresti domiciliari con e senza braccialetto, che equivalgono al 24,3% del totale, e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che equivale al 15,8% del totale. Abbiamo dunque che le misure cautelari di tipo custodiale, cioè carcere, arresti domiciliari e in luogo di cura, costituiscono circa il 57% di tutte le misure emesse, mentre quelle non custodiali, cioè tutte le restanti, costituiscono il 43% del totale. La logica conclusione è che le misure più gravi ed afflittive continuano ad essere, esattamente come negli anni precedenti, quelle privilegiate dai titolari del potere cautelare. E quella più grave in assoluto, ovviamente intendendo per tale la custodia cautelare in carcere, è la più applicata fra tutte, seguita da quella immediatamente successiva in termini di capacità affettiva. E questa evidentemente noi la consideriamo un'anomalia. C'è ancora un confronto tra i quattro maggiori tribunali capoluogo che a giudizio del Ministero sono Roma, Milano, Napoli e Torino. Emergono differenze rilevanti. Si considera infatti che, parliamo ovviamente limitatamente alla custodia cautelare in carcere, il Tribunale di Napoli vi ricorre in una percentuale pari al 57,2% del totale, cioè circa il 27% in più della media nazionale, seguito da Milano 34,7%, Torino 32% e Roma 25,9%. Ancora, andiamo a vedere adesso il dato che più importa, e cioè le percentuali a seconda dell'esito dei procedimenti delle misure cautelari personali. Questo dato comprensibilmente è tra i più importanti per comprendere, anche se solo a posteriori, se l'uso del potere cautelare sia stato meditato oppure no. E allora noi abbiamo che il 6,3% delle misure cautelari è stato emesso in relazione a procedimenti che si sono conclusi con condanna definitiva con pena sospesa. L'8,2% sono state emesse le misure in relazione a procedimenti conclusi con condanna non definitiva con pena sospesa. L'1,6% in procedimenti esitati con una assoluzione definitiva e il 5,6% in procedimenti con assoluzione non definitiva. C'è poi un 2,3% che corrisponde a proscioglimenti a vario titolo. E allora, abbiamo che le assoluzioni e i proscioglimenti equivalgono da sole al 9,5% del totale. Nella relazione quasi si glorifica questo dato perché si dice, vedete, le misure cautelari emesse corrispondono ad assoluzioni e proscioglimenti per il 9,5% del totale, vuol dire che in meno di un caso su 10 c'è una misura ingiustamente emessa. In realtà non è così, almeno per come noi guardiamo a queste percentuali, poiché occorrerebbe tener conto anche delle condanne a pena sospesa, che ammontano al 14,5% del totale. Ciò per l'ovvia ragione che anche i procedimenti con pena sospesa, con condanna però con pena sospesa, attestano l'assenza, come dire, di un bisogno di pena. Ora, noi non vogliamo ignorare, perché sappiamo certamente che la pena sospesa può essere talvolta il frutto di elementi valutativi acquisiti in corso di procedimento, cioè dopo l'emissione del titolo cautelare. Ma non vogliamo neanche dimenticare che in casi verosimilmente assai più numerosi, no, numerosi,
Le ragioni che consentono al giudice di concedere il beneficio della pena sospesa erano note fin dall'inizio. E così, quel 9,5% di assoluzioni e proscioglimenti, a nostro modo di vedere, dovrebbe essere aumentato a spanne di almeno ancora un 6-7% per essere più credibili. E si arriverebbe quindi non al 9,5% del totale, ma al 15% di esiti procedimentali che sconfessano la misura cautelare nel senso di dimostrarne la non necessità ab origine. E a noi pare che un 15% sul totale sia una percentuale decisamente rilevante. Nella relazione a questo punto seguono le parti finali, quelle cioè che riguardano la riparazione per ingiusta detenzione e quella dei procedimenti disciplinari intentati nei confronti dei magistrati per ingiuste detenzioni già accertate. Qui lo specialista riconosciuto sei tu e quindi ti cedo volentieri la parola, Riccardo. Non esagerare, però è vero pure che per quanto riguarda appunto le ingiuste detenzioni abbiamo dei numeri che dovrebbero in qualche modo confortarci, almeno questo secondo le intenzioni del Ministero, perché se andiamo a vedere appunto i numeri delle ordinanze di pagamento per riparazione per ingiusta detenzione, effettivamente nell'anno 2022 il numero complessivo è di 539, leggermente inferiore all'anno 2021, che erano 565 le persone che avevano ottenuto dal MEF la riparazione per ingiusta detenzione. Se prendiamo comunque gli ultimi 5 anni, vediamo che effettivamente c'è un calo. Però questo calo in realtà nasconde anche qui una imprecisione nei dati, e mi spiego meglio. Cioè, nelle statistiche si parla appunto di riparazione, quindi di pagamenti effettuati dal MEF. Ma non sono in realtà il numero effettivo delle presentazioni delle istanze di ingiusta detenzione, perché in quel caso il numero è ben maggiore, cioè supera tranquillamente le 1000 unità. Qui noi parliamo soltanto di indennizzi ricevuti e quindi pagati dal MEF. E anche qui possiamo notare che gli importi complessivi sono addirittura aumentati se li confrontiamo con l'anno precedente, cioè con il 2021. Perché? Perché nel 2022 lo Stato ha pagato 27.378.085 euro a persone che hanno subito ingiustamente una carcerazione. Nell'anno 2021 invece la somma era inferiore, era di 24.506.190. E quindi questa prima, diciamo, discrasia tra i dati che apparentemente sembrerebbero buoni, ma se andiamo poi a vedere il quantum complessivo che è stato risarcito, ci rendiamo conto che la somma è aumentata di circa 3 milioni di euro. E anche qui, Enzo, secondo me è importante sottolineare un altro aspetto, cioè la percentuale delle domande che vengono accolte, che è una percentuale inferiore al 50%, cioè le domande accolte sono pari al 47,1% delle domande presentate. Questo significa che abbiamo delle ordinanze di rigetto o delle dichiarazioni di inammissibilità per il 52,9%. Anche qui un altro dato secondo me interessante è la distinzione che si fa dell'indennizzo relativo a sentenze di proscioglimento irrevocabile, quindi l'articolo 314,1 del codice procedura penale, o i casi di indennizzo da illegittimità dell'ordinanza cautelare, cioè l'articolo 314,2 del codice di procedura penale. Anche qui vediamo che circa un 27% degli indennizzi sono relativi a questa seconda voce. Quindi erano misure cautelari che non dovevano essere emesse ab origine. E qui è un dato secondo me da sottolineare. Per quanto riguarda poi i distretti, quest'anno la fa da padrone Reggio Calabria. Reggio Calabria
quest'anno ha avuto una impennata per quanto riguarda il pagamento degli indennizi. Pensate che soltanto nel distretto di Reggio Calabria nel 2022 sono stati pagati 10.312.205 euro, in pratica più di un terzo della somma complessiva. Anche questo, secondo me, è un dato che va evidenziato. Poi la cosa particolare che uno si chiede, dice, ma a fronte di queste migliaia e migliaia di ingiuste detenzioni, perché ormai da quando è iniziata questa, diciamo, raccolta statistica, possiamo tranquillamente dire che abbiamo un numero che supera le 30.000 persone indennizzate. Ma ci sono stati dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati? E qui io ridò la parola al dottor Giglio, che risponderà a questa mia domanda. Enzo, ma ci sono stati dei procedimenti disciplinari e come si sono conclusi nei confronti dei magistrati? Sì, risponderò subito alla tua domanda. Prima, tuttavia, in riferimento ai dati che tu hai appena diligentemente sciorinato, c'è ancora un ulteriore dato che, a mio modo di vedere, merita di essere messo in evidenza. I distretti meridionali, i distretti giudiziari delle corti d'appello meridionali sono mediamente quelli in testa alle classifiche, sia per ogni ordine di dati che si voglia considerare. Fa certamente scalpore il dato delle liquidazioni complessive del distretto di Reggio Calabria, oltre 10 milioni di euro, tant'è che i suoi immediati inseguitori, cioè voglio dire Palermo e Roma, sono rispettivamente attestati a 3 milioni e mezzo Palermo e poco meno di 2 milioni Roma. Questa cosa secondo me merita una considerazione. Sembrerebbe, sia pure ovviamente non forzando più di tanto questo rapporto di causa-effetto, che nei distretti ove è più presente la criminalità organizzata, soprattutto di tipo mafioso, e nei quali quindi si fa maggiore ricorso a misure cautelari del tipo più afflittivo, si annidi per ciò stesso una maggiore possibilità di errore. E questo è un primo dato da mettere in considerazione. Ma la singolarità del distretto reggino emerge anche per un altro dato, cioè il distretto di Reggio Calabria è quello che mediamente liquida di più, cioè nella classifica specifica Reggio Calabria è ancora al primo posto per entità del risarcimento per singola, entità media per singola istanza. A Reggio si liquidano 114.850 euro in media per ciascuna istanza accolta, è seguita da Sassari 108.185 e Palermo 82.742. Ora, escludendo che i giudici della Corte d'Appello di Reggio Calabria siano di manica larga, no, direi proprio di no, secondo me il motivo è un altro, Enzo. Direi decisamente di no. Dobbiamo necessariamente concludere, dando un senso alle cose, che la maggiore entità media delle riparazioni deriva da una maggiore gravità della ingiustizia accertata, e il che come dire, è un ulteriore indice di preoccupazione. Vengo adesso alla tua domanda. E ancora una volta occorre chiarire agli ascoltatori che si parla, l'indagine del Ministero finalizzata alla relazione di cui si parla, riguarda i procedimenti disciplinari intentati nei confronti di magistrati per ingiuste detenzioni già accertate. Quindi l'ingiustizia è già un fatto certo nella sua entità. Non si tratta quindi di procedimenti disciplinari che partono contestualmente alla possibilità che una ordinanza sia stata messa illegittimamente. Nonostante questo, quindi nonostante questa sicurezza del fatto di partenza, nel 2022 è stata promossa una sola azione disciplinare, per di più ad opera del Ministro della Giustizia. L'altro titolare dell'azione disciplinare, cioè il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, non ha ravvisato in nessun caso
la necessità o l'opportunità di avviare l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di un magistrato al quale addebitare un uso non accurato o non meditato del potere cautelare. È degno ulteriormente di nota che l'unica azione promossa, quella da parte del Ministro della Giustizia, si è conclusa con pronuncia di non doversi procedere, sicché il risultato è a zero sostanzialmente, cioè a giudizio degli organi competenti per la promozione dell'azione disciplinare e dell'organo, cioè la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, che è competente a pronunciarsi una volta che l'azione disciplinare sia stata esercitata, non c'è nessun colpevole. Il che mi consente adesso di passare alle conclusioni. Dopo noi abbiamo già presentato, pubblicato un primo post qualche giorno fa, di cui dava notizia Riccardo in apertura. Ecco, oggi noi siamo in grado di confermare le conclusioni provvisorie che avevamo formulate in quel post, no? Dopo una lettura analitica ed accurata delle 42 pagine della relazione. Le prime ragioni di sfiducia sono tutte interne al documento e all'istituzione da cui promane. Cioè, noi abbiamo una relazione che dovrebbe essere depositata per obbligo normativo entro il 31 gennaio di ogni anno, e quest'anno è stata depositata, o meglio divulgata, come correttamente ha distinto Riccardo, il 19 di maggio del 2023. È un atto redatto sulla base di dati parziali, è un atto redatto attingendo ad una fonte non nata e non immaginata per scopi statistici, e soprattutto ciò che più conta per noi è completamente autoreferenziale, posto che continua a tradursi in una mera osservazione dell'esistente senza stimolare, almeno finora, allo Stato, alcuna misura correttiva. Tralascio poi le osservazioni qua e là inserite nella relazione, cioè di compiacimento per una situazione che tutto sommato, secondo i redattori dell'atto e secondo il ministro evidentemente che l'ha recepita come tale, dovrebbero rassicurarci, perché tutto è nell'ambito del fisiologico. Io non credo che già percentuali del 10 o del 15, come stimiamo noi, per cento di ordinanze che non avrebbero dovuto essere emesse siano un dato che dovrebbe tranquillizzare i cittadini italiani e chiunque altro si trovi in Italia. Non è un dato tranquillizzante. Significa che in migliaia e migliaia di casi l'uso del potere cautelare viene esercitato in modo scorretto. E questo non dovrebbe tranquillizzare nessuno, anzi dovrebbe costituire una spina costante nel fianco delle istituzioni pubbliche che hanno il potere ed il dovere di intervenire. Sono poi sconfortanti i dati sull'uso del potere cautelare e sulle reazioni agli abusi del potere cautelare ad opera delle istituzioni competenti. Abbiamo che le misure più afflittive continuano ad essere le più usate, e come tutti sanno dovrebbe essere il contrario. Cioè, si dice sempre che la custodia cautelare in carcere è l'ultima ratio, cioè la misura alla quale si ricorre quando nient'altro serve a soddisfare le esigenze cautelari che si manifestano in ciascun singolo caso. Da noi è il contrario, cioè da noi la custodia cautelare in carcere è la misura alla quale si ricorre più frequentemente, in oltre il 30% sul totale, è seguita immediatamente a ruota dagli arresti domiciliari, peraltro pochi dei quali con braccialetto. Continua ad essere elevata, come abbiamo detto, la percentuale di misure restrittive della libertà personale che non avrebbero dovuto essere emesse, e non dovrebbe essere così, non dovrebbe essere così alto. È considerato così fisiologico questo margine di errore che ormai da anni caratterizza l'uso del potere cautelare in Italia. E ancora, come correttamente ha messo in luce Riccardo, lo Stato continua a pagare, sebbene meno che in passato, elevati importi per la riparazione delle ingiuste detenzioni. E, come abbiamo visto, il problema si annida con particolare evidenza nei distretti giudiziari meridionali. Continua a non esserci alcun colpevole, come abbiamo appena visto, e sembra dunque di poter concludere che si tratti di un quadro desolante.
Ma prima di congedarci dai nostri ascoltatori, ti chiedo ancora una notazione, Riccardo. Tutti noi sappiamo che in questo complesso di responsabilità che seguono, o quantomeno di possibilità di responsabilità che seguono all'uso non meditato del potere cautelare, può avere un ruolo anche la giustizia contabile e dunque la Corte dei Conti. So che tu hai studiato il fenomeno, hai studiato la sua applicazione pratica e le sue evidenze statistiche. Cosa puoi dirci al riguardo, Riccardo? Sì, in effetti, diciamo, è un'ipotesi particolare, cioè di responsabilità amministrativa per danno indiretto. La responsabilità, appunto, dei magistrati è interessante perché siamo stati gli unici, anche in questo caso. Oggi veramente mi lodo e lodo Terz'ultima Fermata e lodo il dottor Vincenzo Giglio. Però tu sai che chi si loda si chi si loda si sbroda, lo so, però siccome tu non lo sai, ma te lo dico io, noi siamo stati anche citati in una recentissima pubblicazione dell'Università degli Studi di Milano, perché uno studente che cosa ha fatto? Ha ripreso qualcosa che abbiamo scritto noi, appunto a proposito della Corte dei Conti e la responsabilità indiretta dei magistrati. E nella sua tesi... Sono certo che quando dici noi intendi te, ma comunque insomma no. È giusto. No, questo studente, che è il dottor Jacopo Tosi, ha fatto una tesi sulla giurisdizione della Corte dei Conti nelle materie di contabilità pubblica e ha... dedicato un capitolo appunto specifico a questo tema, cioè dal 1992 al 2022 sono state 30.672 le persone indennizzate dallo Stato o per l'ingiusta detenzione o per errore giudiziario. A fronte di una somma pagata complessivamente di oltre 930 milioni di euro, lo Stato ha recuperato con una azione di rivalsa la somma di 10.425 euro nei confronti, successo clamoroso direi, nei confronti di un magistrato, tanto che noi che siamo sempre un po', diciamo, ironici, abbiamo scritto un articolo innocenti, numero spropositato, appunto 30.672 innocenti è una sola pecora nera, magistrati e danno erariale. C'è stato appunto solo un singolo caso. Questo perché? Perché in una relazione pubblicata l'altro anno dalla Corte dei Conti, la Corte dei Conti si è lamentata di un aspetto paradossale. Nessuno comunica alla Corte dei Conti le sentenze delle corti di appello che dispongono gli indennizi. Cioè, in pratica, la Corte dei Conti ha richiesto e evidenziato questa anomalia, chiedendo al Ministero della Giustizia di provvedere a ordinare alle corti di appello che emettono l'ordinanza di indennizzo di comunicare alle procure della Corte dei Conti il provvedimento, in modo tale che la procura della Corte dei Conti possa verificare se ci siano naturalmente dei profili per esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dei magistrati. Ecco, questo per esempio è un altro aspetto singolare che non viene minimamente considerato, cioè sostanzialmente la Corte dei Conti ha evidenziato che in Italia non ci sono azioni di rivalsa nei confronti dei magistrati e la cosa più assurda è che il Ministero della Giustizia non comunica alle procure della Corte dei Conti gli indennizzi che ogni anno per milioni e milioni di euro vengono pagati dallo Stato e quindi da tutti noi. Io penso che su quest'ultimo dato possiamo anche salutare i nostri ascoltatori. Sì, sì, Riccardo, verrebbe da dire, come sempre facciamo o quasi sempre, che questa è un'altra storia che meriterebbe di essere raccontata. Però purtroppo la battuta risulterebbe scadente perché in realtà è sempre la solita vecchia storia. Quella cioè di una reazione di sistema che dir blanda è già una sopravvalutazione. A quanto pare quello delle ingiuste detenzioni non è considerato uno scandalo da nessuno, non è considerato un difetto di sistema,
al contrario è considerato alla stregua di può capitare, no? Del mantra può capitare e comunque capita poco, il che non è esattamente vero, come almeno noi riteniamo di avere dimostrato. E quindi concludiamo anche questa puntata con un caro saluto da Vincenzo Giglio e da Riccardo Radi. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.